La refusionite è quella specie di fuoco, di febbre che prende una persona, uomo o donna che sia. Questa refusionite fa prudere le dita delle mani. Una persona a questa malattia infettiva non può resistere, deve assolutamente, quando vedi un refuso su un articolo, su un post di Facebook o ovunque sia questo refuso scritto, deve assolutamente scrivermi un'email, un messaggio privato o un messaggio pubblico sulla pagina per segnalarmi il refuso e far sì che io lo corregga. Ovviamente io sono felicissima quando qualcuno si prende la briga di scrivermi per segnalarmi un refuso e farmi notare, quindi una svista che ho fatto io, che ha fatto il mio staff. È una cosa normalissima, i refusi fanno parte del gioco. A volte si rilegge 200 volte un articolo, un post, però non basta, c'è sempre qualcosa che sfugge. Quindi se una persona con estrema cortesia e attenzione si accorge di un refuso perché ha gli occhi più freschi ed è la prima volta che legge quell'articolo e me lo segnala, io sono felicissima perché posso correggere subito e sistemare l'articolo, rendendolo ancora migliore da un punto di vista visivo. La tendenza di cui ti voglio parlare però non è quella di segnalare un refuso a una professionista e dire quindi guarda ti è sfuggita questa cosa, te la volevo far notare, ciao buona giornata, ma è appunto la refusionite, cioè quella malattia che impone però, oltre alla far notare alla professionista in questione di aver commesso un gravissimo errore, cioè di aver inserito un refuso nel suo articolo, far notare a questa professionista che non ci fa proprio una bella figura se c'è un refuso nell'articolo, e di conseguenza è evidente che non sa fare il suo mestiere, perché pubblicare un articolo con quel refuso lì, cioè ti pare che cosa gravissima che ha fatto questa persona? Semplificando, quello che non mi sta tanto piacendo ultimamente e che noto è un fenomeno sempre più dilagante è che alcune persone salgono in cattedra, mi scrivono per segnalarmi un refuso e allo stesso tempo però mettono in discussione la mia preparazione professionale, dando per scontato che se mi è sfuggita una cosa del genere automaticamente non sono in grado di fare l'editor, di svolgere la mia professione. Ora, secondo me è bene fare delle distinzioni e mettere un po' i puntini sulle i. I refusi sono fisiologici, è inevitabile che ci siano, ci sono in ogni romanzo comprato, acquistato e letto, ci si fa più o meno caso a seconda del momento, è inevitabile. I refusi ci sono nei romanzi delle grandi case editrici, ci sono nei romanzi delle piccole case editrici, ci sono negli articoli che leggiamo online, ci sono i refusi anche nei romanzi dei self-publisher. Perché una persona che nota un refuso deve automaticamente mettere in discussione la reputazione e la bravura e la preparazione della persona che ha commesso quella svista, che ha fatto quell'errore? Ti faccio un esempio molto pratico. Uno dei miei scrittori preferiti italiani del momento è Alessandro Davenia. È uno scrittore molto colto, uno scrittore che a tempo pieno insegna, quindi è un professore. È come se io, leggendo un suo romanzo, cosa che è successa, trovassi un refuso e scrivessi un'email arrabbiatissima a Alessandro Davenia accusandolo di non saper fare il suo lavoro, cioè lo scrittore, perché c'è un errore grave sul suo romanzo e quindi lui di conseguenza non sa scrivere. Perché fa lo scrittore se ci sono dei refusi nei suoi romanzi? Quindi non facciamoci prendere dalla refusionite, perché è una malattia infettiva che una volta presa, di cui non ci si libera facilmente. E io consiglio sempre questo: segnalare va benissimo, quindi segnaliamo automaticamente, assolutamente, un refuso a un professionista che ha avuto un calo di attenzione, ma giudicare un professionista per un refuso in un testo, in un articolo, magari no.